Ciao, buongiorno. Mi chiamo Chris e questo è il diario di viaggio. Innsbruck e suoi dintorni sono assolutamente apprezzati durante la stagione invernale. Ma anche se non c'è neve, c'è molto da scoprire per noi. Diamo un'occhiata anche a loro. Come possiamo viaggiare a Innsbruck? C'è un aeroporto internazionale nella parte occidentale della città. La stazione ferroviaria si trova nel centro della città. Qui arrivano i treni da Verona, Zurigo ed Amburgo. La stazione dei autobus si trova accanto alla stazione ferroviaria principale. Ci sono autobus e tram in città. I collegamenti bus sono contrassegnati con beta qui. I tram passano molto frequentemente e forniscono collegamenti con diverse parti della città. Possiamo anche acquistare un passo che è accettato non solo a Innsbruck, ma anche in tutto il Tirolo. Allora vediamo che possiamo visitare a Innsbruck. La città di Innsbruck ci aspetta con una piacevole passeggiata. Visitiamo Marienteresienstrasse, dove vediamo Anna Säule o Kunstraum. Sulla strada attraverso Margraben possiamo già vedere Goldenes Dachl, il tetto d'oro, e uno dei punti di riferimento della città. L'edificio fu costruito nel XV secolo e oggi ospita il Museo Maximilianeum. Se guardiamo in qualsiasi direzione qui, molti ristoranti, caffè, i venditori di souvenir stanno aspettando il prezioso visitatore. Tra i musei, vale la pena visitare Tiroles Landesmuseum, Museo Statuale Tirolese o Zeughaus. Più avanti in Fargasse, arriviamo a St. Jakobsdom. Una chiesa fu costruita in questa zona già in XII secolo, ma la cattedrale fu costruita in stile barocco in XVIII secolo. Dietro la cattedrale troviamo l'Hofburg di Innsbruck, uno dei palazzi più importanti dell'Austria, accanto all'Hofburg in Vienna o il Palazzo di Schönbrunn. Accanto si trova la Hofkirche e di fronte il Teatro di Stato Tirolese. Oltre al castello, è possibile fare una passeggiata nel giardino del cortile o sulle rive di Inn. Accanto al fiume si gode di un panorama bellissimo. Ma prendiamo il tram numero 3 e viaggiamo verso la periferia della città. Vale la pena perché il castello di Ambras ci aspetta. Il castello fu costruito nel XVI secolo. Ha una vista molto bella e c'è un parco enorme anche qui. Cibo e bevande deliziosi ci aspettano in Tirolo. Proviamo un Grustl, una Schlusskrafen o un Affelradun. I prezzi dei alloggi sono un po' alti nel centro della città, ma se ne avete voglia,
possiamo prenotare un alloggio nei villaggi circostanti perché c'è un'atmosfera molto gentile lì. Nonostante Innsbruck sia una città grande, esistono ancora delle cose che la rendono una città piacevole e tranquilla. Questo era il diario di viaggio di oggi. Grazie mille per vostra attenzione. Se ti è piaciuto il video, clic su like o iscriviti al canale a non perdere nulla. Buona giornata! Ciao!